Come scegliere i tuoi tarocchi? Naturalmente esistono tanti tipi di tarocchi o sibille, carte italiane, carte da poker, oracoli. Diciamo qui il classico Tarot de Marseille. Poi abbiamo delle carte bellissime che parlano delle vite passate. Potete trovare anche queste carte qua da Del Negro, dove ci sono varie spiegazioni e anche dei numeri per associare. E anche queste carte qui, che per chi magari vuole anche vedere la fortuna, i giochi, ci sono tanti tipi di carte. Questi bellissimi tarocchi egiziani, molto un po' più complicati da interpretare. Io utilizzo questi, i tarocchi delle stelle. Mi trovo molto bene con questi tarocchi. E vi spiegherò appunto come scegliere i vostri tarocchi, perché scegliere tale o tale tarocco. La prima cosa che trovo importante è ciò che provi quando li vedi. Ci deve essere un'attrazione istantanea. I tarocchi devono parlarti. Devi sentire l'attrazione che ti porterà a fare la scelta giusta. Prenditi tutto il tempo necessario prima di scoprire quelli giusti per te. Ora è importante anche sapere se sei un principiante o un cartomante esperto per scegliere bene i tuoi tarocchi. Il principiante dovrebbe girarsi verso delle sibille o dei tarocchi con le scritte, in modo di ricevere prima la risposta delle tue carte. Ti mostrerò sotto quali sono. Sceglierli su un sito molto fornito e con molte foto nella descrizione, in modo di ricevere l'impatto giusto. In ogni modo, esistono tantissimi mazzi diversi di tarocchi. Se sei tradizionalista, per te vanno bene i tarocchi di Marsiglia. Se ami scoprire la tua sensitività, scegli un mazzo speciale che ti guida in un mondo tutto da scoprire. Ricorda che i tarocchi non vanno utilizzati appena acquistati. I tarocchi vanno consacrati e solo dopo potrai utilizzarli. Spiegherò il mio metodo di consacrazione in un prossimo video. Un'altra cosa è che sarebbe ancora meglio se te le fai regalare invece di comprarle te. Perciò, magari, prima cercali bene e quando li hai trovati te li fai regalare. Come sempre, grazie a tutti di avermi seguito fin qua. Buona vita a tutti. Vai Alba.